molto molto bene l'estate e abbinare alla frutta. Chi vuole potrebbe cambiare una parte di farina e mettere una parte di cacao, così abbiamo un pochino al cioccolato e potremmo abbinare un altro composto tipo lampone, eccetera. Ma prima, per iniziare, mettiamo su lo sciroppo. Poi abbiamo zucchero, acqua. Poi abbiamo i fiori di lavanda, non tantissimi, e abbiamo la fava tonka. La fava tonka è un piccolo seme nero, molto profumato, sa di vanilla, di licorice, di anice stellato, è molto molto potente, è proibito in America perché se una sniffa troppo, proprio è come aver fumato una canna. Ogni tanto ci piace. Buono, lo rompiamo e lo mettiamo all'interno e poi accendiamo, lo facciamo bollire. Facciamo bollire per 1-2 minuti, così lo zucchero si scioglie, fa un'emulsione con l'acqua, lo teniamo a parte, quando si raffredda tira fuori tutto il gusto e il profumo della lavanda sia della fava tonka. Sta già cominciando. Poi sentite dopo un profumo veramente incredibile. Le faccio già annusare. È molto molto forte. La fava tonka si presta benissimo per qualsiasi prodotto di cioccolato, va bene con le ciliegie, va benissimo con le banane e la frutta secca. Sta bollendo, facciamo 1-2 minuti perché più lo facciamo bollire l'acqua evapora e si concentrano ovviamente i profumi, i gusti, e la lavanda è un fiore molto molto potente, se lo facciamo bollire troppo sale il sapore che viene buono. Basta, la mettiamo via, facciamo raffreddare. Nel frattempo prepariamo la nostra composta di ciliegie. Dove abbiamo zucchero semolato che mettiamo nella nostra pentola e cominciamo a farlo sciogliere. Cucchiaio legno. Mettiamo dentro il nostro miele, un miele pieno d'arancia. Il miele anche lui zucchero, così facciamo un caramello insieme. Facciamo un caramello a secco, vuol dire che non aggiungiamo liquidi. E qui vogliamo un caramello biondo, non molto scuro, se no diventa amaro, visto che mettiamo già l'aceto balsamico. Abbiamo un aceto balsamico tradizionale invecchiato, abbiamo dello spremuto di limone, la buccia di limone e il burrone e nocciolare. Queste sono tutte cose che possiamo preparare anche 1-2 giorni prima. Lo zucchero si sta sciogliendo con il miele, viene già fuori un profumo incredibile. Mettiamo l'aceto balsamico, la spremuta di limone, la buccia di limone grattugiato e buttiamo dentro le nostre gluoni e nocciolate. Adesso la miscela di zucchero, aceto balsamico comincia a bollire, tira fuori tutto il succo delle ciliegie che diventano morbidi, lo facciamo bollire che l'acqua evapora e diventa un po' più denso. E questa è la nostra base per la composta, che intanto sta andando da solo. Nel frattempo facciamo il nostro gambo. Arcinella, mettiamo dentro il burro, zucchero di canna, cioccolato, il cacao in polvere,
la farina. Come vedete, una ricetta molto semplice. Mettiamo fuori i guanti, se non mi sporco le mani. Questo impasto è anche un ottimo biscotto per la colazione, cioccolato e sale di mano. Impastiamo. Normalmente lo facciamo con la macchina, ma qui non c'è la macchina. Sono poveri. È un impasto che ha pochissimo grasso, per cui fa molto fatica stare insieme, ma mi fa ciocco perché fa questo grande che io chiamo terra, che dopo la cottura è croccante e molto profondo. Abbiamo utilizzato un cioccolato fra un 75% Perù, per cui un cioccolato peruviano senza acidità, con un gusto che va sulla terra, banana. Alla fine il risultato è questo. Questo lo mettiamo su una placca da forno, Michele. Allora dimentichiamo il sale, la vaniglia, prendiamo il sale, questa è la vaniglia Tahiti, è la più grassa che esiste, la più costosa. La vaniglia è buona quando possiamo fare un'ora. Se la vaniglia è dura o secco, come al supermercato, è vecchia. Tiriamo fuori i semi, la buccia che rimane non la buttiamo, perché possiamo essiccarlo, possiamo frullarlo. Vedete, è molto ricco. Oppure cosa faccio io con la buccia? La metto in un sacchetto di garza, la prendo in macchina sotto lo specchio e un po' fumatore di vaniglia per un metro, naturale. È molto più buono di quello che compriamo al supermercato. Ecco, impastiamo anche questo. E ne siamo. Lo allarghiamo e lo cuociamo a 170 gradi per circa 18 minuti. Michele, mi dai, abbiamo già infornato il nostro forno super. Ecco. Il risultato poi è questo. Sono come una terra che è veramente molto molto deliziosa insieme con la composta e insieme con il nostro cottino che poi impiattiamo. Adesso un po' ridurre. Il nostro tortino è un tortino un po' diverso che quello che conosciamo, perché è un tortino a base di uova, zucchero, latte e olio di semi. In cottura a 100 gradi al vapore, significa non fa nessun arrosto marrone, rimane bianco, ma si nutre molto bene. Mettiamo dentro le due uova. Tutto è semolato e dobbiamo montare. Thank you.
fino alla macchina del mio marito. Imburrati, inzuccherati, come per un soufflé. Okay. E mescoliamo. Torno a 100 gradi, 100% vapore per circa 15 minuti. L'impasto alla fine ha questa consistenza. Vediamo tutti in una sacca poche. Importante quando mi salta la sacca forse anche più ingredienti, perché il buco è molto grande. Il buco qui è molto più piccolo, perché cosa fate voi a casa? Ci conchiudete, poi schiacciate con questa, ovviamente dove va la massa? Con il buco si fa curarci. E qui si usa solo questo, questo mi serve solo per dare la direzione, non schiaccio mai con la sinistra. In forno a 15 minuti, vai. Via. Piatto, fino. Quando è fredda abbiamo questo, bisogna fuori. Bagniamo il fattino con lo sciroppo che abbiamo fatto prima, solo quello lo potrà volere quello. E bagniamo leggermente, non come un babà, ma come vedete molto poroso, per cui assorbe. Mettiamo zucchero a velo. E la caramelliamo. Per dare questo retro gusto leggermente bruciacchiato, che ci piace tanto tanto tanto. Prendiamo un po' di pera.
mettiamo sopra il nostro tappino. Prendiamo la nostra composta di ciliegia che abbiamo fatto prima. Decoriamo un cioccolato fondente, un po' di cacao, un fiore di lavanda e chi vuole possiamo mettere qualche fiorellino comestibile intorno. Bravo! Bravo!